cosa un pochettino molto più sensibile, però ho dispiaciuto molto una persona del genere perdere la vita a 49 anni, di cui veramente chissà che cosa avrebbe fatto. Oggi casomai saremmo qui a raccontare casomai di altre cose ancora più belle, perché non è che ha avuto molto anni da poter raccontare. Immaginiamo se fino adesso fosse ancora vivo, cosa avremmo da dire.